Ciao a tutti, io sono Carlo e se è la prima volta che passate da qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Con le mie ricette vi mostrerò che non serve uno chef per portare amore in cucina. Oggi preparo con voi delle melanzane ripiene al forno, una vera bontà. Iniziamo subito. Per prima cosa laviamo e asciughiamo per bene le melanzane. Poi guardate, cerchiamo una posizione affinché possano stare dritte, guardate così. Una volta sistemate, iniziamo a tagliare. Ho lasciato volutamente il picciolo, la parte di sopra, ma se volete potete tranquillamente rimuoverla. E una volta, guardate, fatto il giro, quindi tagliata almeno lateralmente, dobbiamo iniziare o con il coltello o con un cucchiaino a scavarla internamente. Man mano che la svuotiamo, mettiamo i pezzetti all'interno di una boule con dell'acqua e poi, una volta svuotata la melanzana, visto che la dobbiamo tenere da parte per un po' di tempo, per non farla annerire tanto, ci mettiamo il sale e la teniamo qui da parte. Nel frattempo svuotiamo l'altra. Svuotata anche la seconda, le mettiamo da parte. Ho scolato il ripieno delle melanzane che avevo messo in acqua per non far annerire e adesso taglio tutto a pezzettini molto molto piccoli. Tagliato tutto, ci spostiamo sui fornelli e in una padella capiente innanzitutto accendiamo a fiamma dolce. Mettiamo dell'olio extravergine di oliva e facciamo dorare uno spicchietto d'aglio. Quando lo spicchietto d'aglio sarà leggermente dorato, lo togliamo e mettiamo a cuocere le melanzane. Sistemiamo e a fiamma vivace le facciamo cuocere per 4-5 minuti, mescolando frequentemente. Passati 4-5 minuti, aggiungiamo la carne macinata. Io utilizzo 50% suino, 50% vitello. Separiamo un po' la carne e a fiamma vivace facciamo cuocere per 6-7 minuti. Passati 6-7 minuti diamo una veloce mescolata ed ora aggiungiamo la salsa di pomodoro. Io ho usato dei pelati che ho frullato. Mi raccomando, non mettete assolutamente acqua. Messa la salsa di pomodoro, mescoliamo, lasciamo a fiamma vivace, regoliamo di sale. Mescoliamo ancora e lasciamo cuocere a fiamma vivace per 10 minuti. Passati 10 minuti spegniamo la fiamma. Come vedete la salsa si è ristretta. Mescoliamo un po', poi aggiungiamo il parmigiano reggiano grattugiato. Mescoliamo. Se volete potete mettere anche un po' di pepe nero e ci spostiamo sul piano di lavoro. In una pirofila mettiamo un po' di olio extravergine di oliva sul fondo, poi prendiamo le melanzane, guardate, c'è l'acqua, quindi le facciamo anche in quest'altra, le facciamo un attimo sgocciolare,
le sistemiamo e una volta sistemate le asciughiamo internamente con della carta assorbente. Perfetto, adesso iniziamo a farcire le melanzane. Perfetto, con il condimento rimasto, con la farcitura rimasta, io ci preparo la pasta, altrimenti la potete mettere qui sui lati. A questo punto, per fare un po' di crosticina, ci mettiamo un pochettino di pangrattato. Ho già acceso il forno in modalità statica a 180 gradi, quindi è già bello caldo. Ci metto un filo d'olio e adesso inforniamo per 35 minuti a 180 gradi, mettendo la pirofila al centro del forno, sempre modalità statica. Ed eccole qui, dopo 35 minuti le ho passate per 5-6 minuti sotto al grill e questo è il risultato. Ora faccio raffreddare un po', in piatto e assaggio con voi. Ma guardate che bella, assaggio un pezzettino con voi. Mamma mia, che bontà! Fate queste melanzane ripiene al forno e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le nuove notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi ne approfitto per augurarvi buon appetito!